Uomini e donne, ecco la scelta di Paolo Crivellin Binzuiden. Il dating show più amato d'Italia non smette di sorprendere i telespettatori. Quasi giunti alle festività natalizie, Cancelletto Uomini e Donne non smette di regalare sorprese al pubblico a casa che segue con tanto affetto le vicende dei tronisti e del Cancelletto Trono Over. Nelle ultime puntate, non solo le avventure di Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno allietato i pomeriggi degli spettatori italiani, ma anche le vicende dei quattro tronisti stanno appassionando grandi e piccini. In modo particolare che è stata molta attenzione circa la scelta che farà il bel Paolo Crivellin, presente sul trono già da due mesi ed ancora incerto sulla strada da voler prendere. Uscirà dalla trasmissione con la sua anima gemella? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Paolo ha deciso quando scegliere. Se Mattia Marciano ha scelto la bella Vittoria con la quale ha imbastito una relazione al di fuori del programma di Canale 5, Paolo Crivellin mostra tutta la sua confusione circa i reali sentimenti provati per le sue corteggiatrici in studio. Il pubblico da casa sembra però aver trovato in Angela Caloisi la propria beniamina. La ragazza casertana, infatti, nell'ultima registrazione ha abbandonato lo studio in quanto non ha preso di buon grado l'esterna di Paolo con la corteggiatrice Marianna. Durante l'uscita, i due sono rimasti 50 minuti in una stanza senza avere le telecamere puntate addosso. Dopo tutte queste vicende accadute nello studio di Canale 5, Paolo ha deciso di programmare la sua scelta ma non prima di Natale, perché l'ex tentatore di Temptation Island vuole riflettere proprio nei giorni natalizi sulla scelta da dover fare che sembrerebbe essere prevista per giovedì 28 dicembre. Sarà la bella Angela la dama prediletta? Ai posteri l'ardua sentenza. Uno dei volti storici di Uomini e Donne è sicuramente l'opinionista Cancelletto Tina Cipollari. Quest'ultima ha mostrato, spesso e volentieri, di non provare tanta simpatia nei confronti di Paolo Crivellin. Il ragazzo è stato accusato dalla Vamp di essere fin troppo superficiale e di non aver apprezzato ancora il carattere di Angela Caloisi, considerata da Tina come l'unica realmente interessata a lui. Le continue accuse della Cipollari nei confronti di Crivellin non sono state del tutto infondate in quanto sono servite a spronarlo a darsi una mossa e a mettere le cose in chiaro. Di conseguenza il tronista ha preferito concentrarsi solo sulle tre corteggiatrici presenti in studio ovvero Angela, Marianna e Giorgia.